Sono arrivati in fila sotto un caldo sole estivo con cappelli a punti per illustrare le bellezze storiche e artistiche di Lanciano. Protagonisti del mini tour culturale, gli studenti della scuola media statale Umberto I, classi prime e seconde, nell'ambito del progetto PON finanziato con fondi europei, La mia città tra arte, cultura e paesaggio. Turisti per un giorno, i ragazzi dell'ANFAS, guidati lungo un percorso che da Piazza Plebiscito si è snodato attraverso le vie del quartiere storico Lanciano Vecchio. Le insegnanti che si sono dedicate al progetto sono state Stefania Vignetti e Mara Bianco. Noi abbiamo attivato quest'anno un progetto in collaborazione col FAI durante l'anno scolastico e nel mese di giugno è stato attivato questo PON come proseguimento anche di quella collaborazione. Il PON reca il titolo Guardare vicino, vedere lontano, un percorso finalizzato alla conoscenza e alla comunicazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della città, anche attraverso percorsi in lingua inglese. Il percorso è stato sviluppato attraverso tre fasi: una prima fase di laboratorio a scuola, di ricercazione e documentazione, di preparazione dei percorsi da svolgere, una seconda fase di incontro con esperti del FAI, ma anche esperti lancianesi che ci hanno aiutato in questa attività, e una terza fase, quella proprio di sperimentazione sul campo, che si è conclusa oggi con la guida ai ragazzi dell'ANFAS. Ogni ragazzo ha preparato un monumento, ha approfondito un monumento di Lanciano e lo ha divulgato ai ragazzi dell'ANFAS. Lungo il percorso, gli studenti hanno illustrato e spiegato la storia dei monumenti presenti, dal Teatro Fenaroli alla Chiesa di Sant'Agostino, dalla Bottega Medievale alla Porta di San Biagio. Vittoria, che esperienza è stata questa per te? Ti è piaciuta? Sì, mi è piaciuta perché era la prima volta che lo facevo, quindi è stato anche emozionante. Poi soprattutto farlo davanti a delle persone che non conoscevo. Fin quando è la professoressa uno si sente libero, mentre di fronte ad altre persone che non conoscevo è più... Sì, è un po' di emozione. Alessandro, ti piacerebbe fare da grande la guida turistica? Proprio non lo so, però sicuramente sarebbe un'esperienza nuova ogni volta che accompagnerei nuove persone. Ti ha incuriosito questa esperienza? Sì, molto, perché comunque è stata un'esperienza indimenticabile. C'è stata la collaborazione di tutta la classe, avete studiato tanto per raggiungere questo obiettivo? No, perché abbiamo studiato facendo dei cartelloni, facendo molti PowerPoint, quindi abbiamo studiato giocando, facendo molte escursioni, quindi abbiamo preso pure qualche appunto. Sì, qualcosa abbiamo dovuto studiare, però giocando un po' abbiamo scoperto. E giocando alla scuola è più bella, vero Alessandro? Sì, però comunque ci vuole sempre lo studio. Tu la conoscevi già così bene questa città, la città di Lanciano, o hai scoperto cose nuove? Allora, io in realtà la città di Lanciano già la conoscevo perché ero venuta a fare altri tour con Mimmo Del Bello, uno storico lancianese, con gli amici, quindi già la conoscevo molto bene e queste cose già le sapevo. Quindi è stato più facile per te raccontare queste cose anche agli altri compagni di classe, ai ragazzi dell'ANFAS. Tu, ho saputo che vorresti fare il giornalista da grande, è vero? Sì, per me è stato molto semplice raccontare perché per me, cioè, mi è piaciuto tantissimo raccontare queste cose, ma più che altro io già le sapevo queste cose, quindi per me è stato solo un ripasso e però mi ha fatto piacere raccontarlo a questi ragazzi che hanno scoperto cose nuove che probabilmente non sapevano. Ma a te è piaciuta questa esperienza? Ah, questa esperienza mi è piaciuta moltissimo perché io sono al di fuori di Lanciano e so benissimo che mi ricordo più le cose di fiere, di cose arte, cioè di Lanciano. Però le cose proprio antiche, proprio le zone che abbiamo percorso, per me è come se sembra una nuova novità, una nuova esperienza, mi ha fatto molto piacere. È come se mi trovo come turista qui. In mattinata si è concluso anche il progetto Cura il Monumento, sempre in collaborazione con il FAI, delegazione di Lanciano. Il presidente Ersilia Caporale e l'archeologa Roberta Odoardi hanno illustrato il complesso di San Legonziano e i suoi tesori ai piccoli degli elementari Rocco Carabba e Principe di Piemonte, che al termine della visita hanno così ringraziato. Viva!
è racchiuso nell'inno regionale abruzzese Vola Vola Vola, vincitore del Festival della Canzone Italiana di Parigi nel 1953, il senso del PON Musica e Canti della Nostra Terra, realizzato dalla Scuola Media Statale Umberto I e finanziato con fondi europei. Il progetto ha coinvolto 35 piccoli alunni delle primarie Rocco Carabba e Principe di Piemonte, che si sono divertiti in balli e canti della tradizione abruzzese, cimentandosi per la prima volta in una nuova lingua loro semisconosciuta, il dialetto, come racconta divertito il professor Giuseppe Rullo. I ragazzi hanno appreso che, appunto, ad esempio l'inno regionale abruzzese Vola Vola in realtà è stato cantato ed eseguito la prima volta al Festival della Canzone Abruzzese, appunto, a Lanciano. In più ci siamo soffermati sull'aspetto ritmico delle danze tipiche abruzzesi. Il ballo per loro è stata un'altra scoperta, perché i bambini hanno capito il ruolo del ad esempio del partner, del maschietto, che la danza abruzzese appunto prevede il corteggiamento della dama, della presuntuosa, che è anche un famoso gioiello appunto nostro abruzzese. E hanno vissuto con voglia di scoprire, siamo rimasti colpiti anche noi docenti dal loro atteggiamento, ma la cosa più bella è appunto l'approccio con una nuova lingua, loro semi sconosciuta, che è appunto il dialetto. E il dialetto per loro è stata una scoperta meravigliosa. All'inizio erano titubanti, non avevano difficoltà addirittura a pronunciare le parole, però a mio avviso c'è una sorta di memoria genetica, perché poi l'apprendimento, come vedrete dalle immagini, hanno appreso in maniera naturale, semplice, questi meravigliosi canti. Noi abbiamo variato nel repertorio dai canti della montagna a quelli del mare, della collina, tutte, in poche parole, tutte le canzoni più belle della nostra terra. Abbiamo avuto una grandissima partecipazione da parte di 35 alunni che hanno riscoperto quelle che sono le nostre tradizioni, i canti e altre attività come per esempio il ballo, i costumi, il dialetto, e abbiamo avuto un percorso, dicevo prima, di circa 30 ore. Ora va sottolineato il fatto che i bambini si sono divertiti e soprattutto hanno partecipato con grande interesse. Fare un'attività di questo genere nel mese di giugno significa coinvolgere appieno i ragazzi, i bambini e le famiglie, e ringraziamo per la partecipazione e soprattutto per l'interesse che hanno mostrato. Gli stessi bambini hanno anche partecipato al PON Cura il Monumento in collaborazione con il FAI, Legambiente, Biblioteca Regionale e Comune di Lanciano. Nello studio delle bellezze presenti sul territorio, i bambini hanno deciso di adottare la Torre di San Giovanni, come spiegato dalla professoressa e vicepreside dell'Umberto I, Paola Marrollo. Ho pensato di scegliere Torre San Giovanni, perché restaurata da non molto tempo, perché da lì sopra, salendo, a parte che hanno visto i vari restauri, il vario materiale che è venuto a galla nel lavoro di restauro, però dall'alto sono rimasti affascinati dalla parte che si riusciva a vedere del centro storico, della chiesa di Santa Maria Maggiore e tutta Lanciano, e lo splendore della Maiella, della nostra montagna. Quindi Lanciano ha molti monumenti e io non posso specificare quali monumenti mi piacciono, perché sono tutti così belli. E ricordate che Lanciano è stupenda e non si deve trattare come una città qualunque, perché Lanciano è importante e si deve rispettare così com'è. È stata molto bella la collaborazione che abbiamo trovato da persone del territorio, soprattutto dall'associazione. Per esempio a Lanciano Vecchia noi abbiamo visitato molto, siamo andati anche alla casa
di professor Filippone, e ne può parlare in qualche modo la mia collega che mi ha affiancato in questo percorso, Adele Fabiano. In questa casa i bambini hanno potuto osservare la volta che è stata dipinta dal pittore Gastone, e con diverse rappresentazioni storiche lancianesi, il mastro giurato, il mestiere dei vasai, il mestiere dei sarti. Ha spiegato anche la tecnica che è stata utilizzata per dipingere, le difficoltà che si sono incontrate anche nel dipingere una volta abbastanza rotonda, e quindi anche la posizione del pittore che doveva utilizzare. I bambini hanno scoperto veramente tanto, hanno conosciuto veramente diversi monumenti che finora erano per loro ovviamente sconosciuti, e quindi è stata veramente una bellissima esperienza per loro, li ha arricchiti veramente molto. La mia città tra arte, cultura e paesaggio, atto finale del progetto realizzato dall'Istituto Comprensivo Umberto I di Lanciano nell'ambito del progetto FSE, Programma Nazionale per la Scuola, Competenze e Ambienti per l'Apprendimento, relativo al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Il progetto ha visto la collaborazione del FAI, Legambiente, Biblioteca Regionale, ANFAS, Comune di Lanciano, e si è articolato in 5 moduli didattici della durata di 30 euro ognuno, che hanno coinvolto 150 alunni delle scuole primarie Rocco Carabba e Principe di Piemonte e della scuola Umberto I, impegnando i ragazzi per tutto il mese di giugno dopo il termine delle lezioni. Conoscere, amare e rispettare, cura il monumento, musica e canti della nostra terra, guardare vicino, vedere lontano, arti imparo, i temi proposti. Nell'appuntamento finale Roberto Scandavini e Donatello Gammaraccio, i professori di musica, hanno avuto con i ragazzi l'opportunità di conoscere, scoprire, recuperare, valorizzare e divulgare il patrimonio artistico immateriale della nostra terra, riscoprendo le musiche e i ritmi della tradizione abruzzese, nella consapevolezza che tutte le forme di eredità culturale costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività. Professor Roberto Scandavini, professore ovviamente di musica, e oggi i canti popolari, che quanto sono importanti e soprattutto quanto sono ancora vivi nei ragazzi di oggi? Allora, i canti popolari in generale sono importanti perché permettono ai ragazzi, a tutti quanti noi anzi, di conoscere meglio il territorio anche per mezzo della musica, perché la conoscenza, noi abbiamo fatto oggi soltanto un lavoro musicale, solamente orchestrale, quindi non cantato, brani non cantati, però noi abbiamo fatto nel progetto che abbiamo fatto col PON, abbiamo studiato anche però tutti quanti i testi, quindi i testi poi ci hanno permesso di leggere e vedere anche come la società di allora, perché noi parliamo di brani che hanno anche 100, 120 anni, 100 anni, insomma minimo, anche del 1920, insomma, quindi sono abbastanza datati. Quindi c'era un'altra società, un altro modo di vivere, altri costumi, che i ragazzi attraverso questa conoscenza ed essere hanno potuto capire com'era la loro terra, l'Abruzzo. Le attività sono state proposte secondo metodologie innovative basate sulla dimensione esperienziale dell'apprendimento e i case study, che hanno permesso agli alunni di vivere la scuola come laboratorio di convivenza e nuova cittadinanza. Dirigente scolastico Anna Maria Sirolli, possiamo proprio intitolare questo progetto, questa manifestazione, come le radici del futuro dei giovani. Sicuramente sì, infatti questo progetto intitolato La mia città tra arte, cultura e paesaggio è proprio un progetto volto al potenziamento e al recupero del patrimonio artistico sia materiale che immateriale del nostro territorio, per cui attraverso questo progetto abbiamo guidato gli alunni alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico lancianese, e poi abbiamo recuperato anche le tradizioni musicali dell'Abruzzo e dell'area frentana.